sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, riflettendo alle parole che il Signore ci ha appena detto. Sia lodato Gesù Cristo. Nel libro degli Atti degli Apostoli, San Pietro ci ha detto qualche giorno fa, proprio durante la Santa Messa: salvatevi da questa generazione perversa. Vedete, la Trinità
è più reale di tutto, è infinitamente onnipotente, sappiatelo sempre bene, teniamolo sempre ben presente. Dio è più reale di tutto, super super reale, infinita realtà, ed è immenso, è immutabile questo Dio, cari fratelli, più reale di tutto, infinitamente grande, di fronte al quale noi siamo zero di zero di zero di zero di zero, sappiatelo bene. Questo Signore ci vuole santificare, ci vuole donare una fede grande, ci vuole, come abbiamo detto in questi giorni, ci vuole donare una fede convinta e convincente. Questo è innanzitutto dono di Dio, questa grande fede, cari fratelli, Signore ci vuole donare grande fede in questi tempi di grande incredulità, tempi di grande incredulità, cari fratelli, quanto ateismo c'è nel mondo, cari fratelli. Signore, in questi tempi si vuole servire di noi per deificarci e anche per parlare attraverso di noi a tante persone dei nostri tempi, di questa generazione perversa. Vedete, da noi stessi siamo increduli, da noi stessi siamo i più grandi peccatori. Questo ci deve entrare proprio nel cuore, questa grande verità. Da noi stessi siamo come peggio degli atei, come è peggio di tanti altri increduli, cari fratelli, da noi stessi. Da noi stessi non crediamo, da noi stessi siamo spiritualmente ciechi, cari fratelli, Ma il Signore, vedete, ci ha dato la fede, ci vuole donare una fede grande, una fede ardente. Signore si vuole manifestare in noi. E vedete, questa fede che Dio ci vuole donare rovescia il modo di pensare del mondo. Avete sentito proprio ieri, vi dicevo, di questo ateo famoso, molto famoso ateo, Bertrand Russell, il quale diceva in fondo che Dio ci dà poche prove riguardo alla sua esistenza. Cari fratelli, è precisamente il contrario, è precisamente il contrario. E queste cose voi ve le dovete meditare, queste cose che vi dico, meditatele dopo la messa, pregateci, perché che queste cose vi entrino nell'anima. È il contrario di quello che diceva quest'uomo e di quello che dicono tanti insieme con lui. Perché dicono che Dio ci dà poche prove della sua esistenza. No, cari fratelli. Signore Gesù ha compiuto tanti e tanti e tanti miracoli. Tanti e tanti e tanti miracoli. Bastava uno. Invece Gesù già nella sua vita ne ha voluti fare tanti e tanti e tanti e tanti. Fino a quando, vi ricordate, fece risorgere Lazzaro. E allora, vi ricordate? Molti, vedendo questo miracolo straordinario, credettero, cari fratelli. Vedete, Signore ha fatto tanti miracoli nella sua vita, li ha fatti apparendo dopo la resurrezione, perché la resurrezione è un grande miracolo, no? Rendere presente Cristo con il suo corpo in mezzo ai discepoli tante volte era appunto per ribadire questo miracolo della risurrezione, cari fratelli. Vedete, ogni apparizione del risorto è un miracolo che il Signore rende presente, cari fratelli. Quanti miracoli! Poi quanti miracoli nella storia della Chiesa, quanti miracoli nella vita dei santi, cari fratelli. Alcuni santi sono stati famosi taumaturghi, quanti miracoli si compivano attraverso di loro.
presente in particolare San Francesco di Paola. Cari fratelli, quanti miracoli Dio ha fatto attraverso di loro. San Pio da Pietrelcina, quanti miracoli, cari fratelli. San Francesco, quanti miracoli. Santa Caterina da Siena, Santa Veronica Giuliani, San Filippo Neri, cari fratelli, quanti miracoli si compivano. Sant'Antonio, guardate, Sant'Antonio, lo sapete meglio di me, anche nella sua vita, lo sapete bene, no? Appunto, quanti miracoli si sono compiuti mentre lui era vivo, e anche quando erano vivi questi altri santi, quanti miracoli, cari fratelli. Vedete, Signore ci ha dato tanti e tanti segni per credere non soltanto che Dio esiste, ma che esiste la Trinità, non soltanto appunto che Dio esiste, ma che Cristo è Dio, cari fratelli. Vedete quanti miracoli il Signore ha fatto. E quanta gente non conosce queste cose. Questo Bertrand Russell, quando ha detto queste parole, probabilmente non aveva approfondito neanche un miracolo riconosciuto dalla Chiesa, cari fratelli, e parlano. Vedete, cari fratelli, da una parte c'è il buon pastore, che è Gesù, attenzione bene, e che va seguito nella fede, ma poi ci sono tanti falsi pastori, cari fratelli, come questo Bertrand Russell, come tanti intellettuali pieni della sapienza umana, vuoti della sapienza di Dio. E quanta gente segue questi personaggi, cari fratelli. Quanti falsi pastori in questi tempi, cari fratelli. Quanti falsi pastori che guidano le anime non verso la fede in Cristo, ma tante volte verso l'ateismo, oppure verso, appunto, verso la fede in chi in realtà non è Dio, non è il vero Dio. Quanti falsi maestri, cari fratelli, in questi tempi, rendiamocene conto, Perciò San Pietro diceva: salvatevi da questa generazione perversa. Rendetevene conto, cari fratelli. E ripeto, i miracoli dobbiamo crederli, dobbiamo conoscerli, cari fratelli, per noi, ma anche per gli altri, per dirlo agli altri, cari fratelli, Perché quando tu approfondisci i miracoli, preghi, poi alla gente dici: guarda, vai a vedere questo, approfondisci. La Chiesa ha presentato al mondo tanti e tanti e tanti miracoli. Perché? Perché, cari fratelli, attraverso la Chiesa è il Signore che ce li mette davanti agli occhi. Quando andremo davanti a Lui non potremo dire: Signore, hai fatto poche prove. Il Signore ci dirà: no, sei stato tu che sei stato cieco, sei stato tu che non hai visto, perché non sei andato nel mondo? Vedete oggi quanti siti internet, quante cose, no, che stanno in internet, e quante possibilità hanno gli uomini di oggi di conoscere questi miracoli e non tante schifezze che ci sono e che magari sono le più frequentate appunto in internet, cari fratelli. Noi dobbiamo conoscere i miracoli, dobbiamo pregare, dobbiamo essere convinti e dobbiamo dirlo alle persone. Perché Dio non voglia che qualcuno vada dall'altra parte e dica: ma che ne sapevo io dei miracoli? I cristiani non mi hanno detto niente. Io non sapevo che ci fossero miracoli. Ho incontrato tanti cristiani, non mi hanno detto mai niente. E ci sono miracoli anche in questi nostri tempi, cari fratelli. Sappiatelo bene, il Signore operava ai tempi del Vangelo, ma opera anche oggi. Perché, cari fratelli, il Signore è vivo, è vivo, sappiatelo bene questo. E per questo noi dobbiamo conoscere i miracoli e lo dobbiamo dire alla gente. Così la gente non potrà andare avanti al Signore e dire: ma io non lo sapevo, i cristiani non mi hanno detto niente. Quindi dobbiamo, ecco, come ripeto, dirle queste cose. Dobbiamo conoscerle e dirle, perché sono tempi di grande incredulità. E come, vedete, gli uomini come si convertono normalmente al Signore, no? Attraverso i miracoli, cari fratelli, attraverso i miracoli, normalmente. Poi ci sono quelli che anche tanti miracoli non si convertono, ma noi abbiamo fatto la nostra parte, cari fratelli, dirlo. Non soltanto siamo chiamati a dirlo, cari fratelli, ma siamo chiamati ad accogliere Gesù in noi nell'Eucarestia. Vedete, il Vangelo di oggi è interessante perché
dice una cosa che sfugge, e io me ne accorsi tanti anni fa, perché un sacerdote disse una cosa, io disse ma come, non è così, ma non è vero quello che... Invece aveva ragione il sacerdote e mi sbagliavo io, perché guardate che dice il Vangelo di oggi, dice ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Io dicevo, ero ragazzo a quei tempi, no? Dicevo un solo gregge con un solo pastore. Invece qua Gesù dice qualche cosa di molto più profondo. Un solo gregge, un solo pastore. Diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Che significa? Diventeranno un solo gregge e diventeranno un solo pastore. Vedete, cari fratelli, le pecore diventano il pastore, dice Gesù nel Vangelo. Perché, cari fratelli? Che quando noi riceviamo l'Eucarestia, Gesù in certo modo ci mangia, ci trasforma in sé. Ecco quello che io vi dico sempre, no? L'Eucarestia ci trasforma in Cristo crocifisso. Vedete qui come dice, diventeranno un solo gregge, non con un solo pastore, un solo gregge e un solo pastore. Perché le pecore, cioè noi, diventiamo Cristo nell'Eucarestia, cari fratelli. Quindi diventiamo pastore, in certo modo, in Cristo, cari fratelli. Pensate che cosa. Allora, se noi diventiamo Cristo, perché Cristo viene in noi, perché Cristo ci trasforma in sé, perché Cristo vuole continuare la sua opera attraverso di noi, cari fratelli. Guardatevi quelle parole di Gesù. Quello che crede in me farà le opere che io compio e ne farà di più grandi, cari fratelli. Non soltanto dobbiamo parlare dei miracoli, ma dobbiamo far agire Cristo in noi, che vuole compiere tanti miracoli anche attraverso di noi, perché Gesù li ha compiuti i miracoli. E se Gesù viene in me, vuole continuare in me la sua opera, cari fratelli. Questo è il nostro compito in questi tempi, State attenti, perché dopo, quando andremo davanti al Signore, il Signore ce le chiederà queste cose. Ma tu hai ricevuto me, perché in Gesù Eucaristia c'è anche il Padre e lo Spirito Santo, Allora ci dirà Dio, tu hai ricevuto me, io volevo fare meraviglie in te. Vi ricordate quello che disse Gesù alla Maddalena? Non mi trattenere. Chissà quante volte Gesù lo dice a noi, non mi trattenere, smettila di trattenermi, io voglio fare meraviglie in questo mondo, ascoltami, perché io voglio dilagare attraverso di te, voglio fare segni, miracoli, prodigi, voglio fare grandi cose anche attraverso di te. Chissà quante cose, quante volte il Signore lo dice a noi questo, cari fratelli, Signore ci vuole trasformare in sé, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Noi siamo chiamati a diventare Cristo, cari fratelli, Cristo pastore. Certo, non tutti abbiamo appunto non tutti siamo pastori come sono i sacerdoti, come siamo noi, sacerdozio ministeriale, ma tutti siamo chiamati a trasformarci in Cristo. La Trinità vuole continuare ad operare in noi, cari fratelli, in questo mondo di grande incredulità. Signore ci ha messo perché attraverso l'Eucarestia Dio, la Santissima Trinità, possa continuare in noi l'opera che ha operato in Cristo. Guardate quanti miracoli nella vita di Cristo. Chi li faceva quei miracoli? Era la Santissima Trinità a operare in Lui. E la Trinità vuole fare meraviglie anche in noi. Ecco perché Gesù ha detto, chi crede in me farà le opere che io compio e ne farà di più grandi. Se no non l'avrebbe detto questo, no? Diceva, crederete in me, farete qualche cosina, certo, non quello che ho fatto io. E invece Gesù dice proprio il contrario, farete opere più grandi delle mie. Chi le farà queste opere? Noi stessi o la Trinità Santissima in noi, cari fratelli? La Trinità infinitamente grande, infinitamente onnipotente, di fronte alla quale tutte le potenze di questo mondo sono zero di zero di zero di zero di zero, cari fratelli. In questi tempi delle elezioni in Francia si parla di massoneria, si parla di questi poteri occulti, di questi potenti di questo mondo. Cari fratelli, il più grande potente di questo mondo non sa se stasera starà ancora in questo mondo o se ne sarà già andato.
prima della sera anche, cari fratelli, di fronte a Dio i potenti di questo mondo sono zero di zero di zero di zero. Per questo non dobbiamo temere nessuno, cari fratelli, dobbiamo temere solo Dio, cari fratelli. Questa è la vera fede, che io credo che io sto con Dio che è super, 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 infinitamente super grande, di fronte al quale i poteri di questo mondo sono zero, cari fratelli. Questa è la fede, ricordatevelo bene. Questa è la fede che ci vuole donare Dio, questo è il coraggio che ci vuole donare Dio, cari fratelli, sappiatelo bene, Quindi non vi fate prendere dalla mentalità del mondo, da questi, appunto, dalla mentalità del mondo che cerca di portarci ad adorare questi poteri che sono zero di fronte a Dio. Noi adoriamo solo Dio e dobbiamo portare la luce di Dio in questo mondo, cari fratelli. Ricordatevi quello che diceva Santa Caterina da Siena, quando sentiva parlare di peccati, cose che non andavano, eccetera, diceva: la colpa è mia. Quanto è grande, chissà quanto è grande la nostra colpa davanti a Dio. Perché? Che Dio vuole agire attraverso di noi, cari fratelli, sappiatelo bene. Vuole agire attraverso di noi, vuole portare alla fede attraverso di noi tante persone. Siamo zero, ma Dio vuole agire in noi, Dio vuole fare meraviglia in noi. Chi era San Pietro, cari fratelli? Era uno zero pure lui, una piccola creatura, così. Ma Dio ha fatto meraviglie nella sua vita, cari fratelli, Quindi sappiatelo bene. Sono tempi di incredulità, di perversione, ma Dio chiama ciascuno di noi perché, appunto, gli apriamo il cuore e Dio possa fare meraviglie nella nostra vita, cari fratelli. Questo Dio vuole fare meraviglie. Allora ringraziamo il Signore, crediamoci, ringraziamolo e impegniamoci perché questo Dio possa dilagare nella nostra vita, possa fare meraviglie in noi. Ringraziamolo, ripeto, crediamoci e preghiamolo, impegniamoci, collaboriamo perché Dio possa fare meraviglie nella nostra vita. Vedete, la fede rovescia il nostro modo umano di pensare. Chissà quante persone dicono: ma quelle persone vanno in chiesa così perché hanno tempo da perdere, vanno a perdere un po' di tempo, sono anziane, no? Diversi di voi sono anziani. Io: sono anziani, vanno a perdere un po' di tempo in chiesa, no? Che cosa devono fare? Oramai la vita sta finendo, allora vanno a perdere un po' di tempo. Così pensano magari tante persone di voi, ma anche di tanti altri che vanno in chiesa, no? Vanno a perdere un po' di tempo. È proprio il contrario, cari fratelli, è proprio il contrario, che noi veniamo a incontrare qui Dio che ha tutto il mondo nelle sue mani, cari fratelli. Veniamo a fare l'opera più importante anche per il bene del mondo, cari fratelli. Questo Dio che è più reale di tutto, cari fratelli, vuole entrare in questo mondo, vuole agire in voi, anche se foste super centenari. Hai visto, tempo fa è morta una donna a più di 100 anni, molto più di 110 anni, forse 117 anni. Vedete, cari fratelli, anche se aveste 150 anni, ma con la fede sappiate che il Signore si può servire di voi per fare cose straordinarie, cari fratelli, ricordatevelo bene questo. Allora ringraziamo il Signore e in questa messa vi raccomando di pregare come non avete mai fatto, con più grande fede, ringraziando Dio che si vuole servire di voi, di me e di tanti altri cristiani, proprio per dilagare in questo mondo, proprio per convertire i più grandi atei. Voi dite: ma quelle ateo non si converte? No, cari fratelli. Se il Signore agisce con potenza attraverso di noi, anche il più grande ateo si può convertire. E anche se il Signore agisce direttamente, magari attraverso la nostra preghiera, si può convertire, cari fratelli. Quindi non facciamoci prendere dalla disperazione, in certo modo.
dobbiamo avere una grande fiducia nel Signore. Non fermatevi a quello che appare, cari fratelli, non fermiamoci a quello che appare. Gesù ci invita ad andare a quello che non si vede ma è, e Lui ci insegna quello che non si vede ma è, cioè che Dio è più reale di tutto, è infinitamente onnipotente e ci vuole salvare, ci vuole convertire e vuole portare noi anche su questa via della croce, cari fratelli, Allora impegniamoci a collaborare con il Signore anche prendendo la croce nelle vostre case, quando pregate, ma anche quando non pregate, prendete anche in mano la croce, baciate la croce, con fede appoggiatela a voi stessi. Signore, Tu vuoi fare meraviglie in me, Tu mi vuoi unire alla Tua passione, mi vuoi rendere appunto uno strumento nelle Tue mani. Vieni in me, Signore, dilaga nella mia vita, fa meraviglie attraverso di me, Ti dono la mia vita, accetto la croce che mi dai, le croci che mi dai. Vieni, Signore, attraverso di me, dilaga in questo mondo, cari fratelli. Ringraziamo il Signore per le meraviglie che vuole fare nella nostra vita, e in questa messa, sappiate, si rinnova un miracolo straordinario. Il Signore in questa messa viene in mezzo a noi, miracolo straordinario. Quanti miracoli, cari fratelli, noi abbiamo visto nella nostra vita, ogni messa miracolo straordinario, cari fratelli, Signore si rende presente e viene in noi. Quando riceviamo l'Eucarestia, che riceviamo? Riceviamo Gesù Cristo, cari fratelli, e in Lui tutta la Trinità che vuole dilagare in noi. Diciamoglielo al Signore: Signore, rompi tutte le resistenze che io metto a Te, vieni Signore in me, vieni con potenza, cari fratelli. Vieni con potenza, diciamoglielo, cari fratelli, vieni con potenza, rompi tutte le resistenze che ti metto, Signore, e dilaga nella mia vita in una maniera più piena e completa. E adesso con la Madonna Santissima vogliamo pregare il Signore, ringraziarlo per le meraviglie che ha fatto in noi e per le meraviglie che vuole fare oggi in questa Santa Messa. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.